È un piacere avere con noi quest'oggi Paolo Vallesi, benvenuto, ciao! Ma grazie a voi, grazie, ciao! Come stai? So che sei sempre in viaggio, sempre in tournée. Sì, ne stavo parlando prima a microfoni spenti, come si usa dire, in questo momento la mia macchina in realtà è una specie di caravan, perché ho questo periodo un po' di stagione a mezz'ata, c'ho tutto l'abbigliamento estivo, ancora invernale, sono previdente. Eh sì, perché siamo passati dall'estate all'autunno inoltrato in poco tempo e quindi vabbè, insomma, ci prendiamo anche questo, Mi verrebbe da dire assolutamente. quasi non esistono più le mezze stagioni, ma è una cosa già stata detta, perché Sì, non la dirò? detta da chi non si sa, però è sempre una verità, soprattutto in questi ultimi periodi. Allora, oltre 30 anni di carriera, ma se tu ti guardi indietro, qual è quell'immagine nitida che hai? Ah, ce ne sono così tante. Adesso forse perché è proprio un periodo di concerti, il mio primissimo concerto che non potrò mai dimenticare, nella data che è il 1° marzo del 1992, pensate tu non eri nata, No, no, ero nata, il 92 è la mia annata, quindi c'ero. eri appena nata. E il primo concerto è fatto al Teatro Dante di Palermo, siccome è la prima volta che cantavo in un teatro, per cui mi ricordo questo, il sipario che si apre. All'epoca esisteva usare queste lucettine con i cuori che si illuminavano, quindi c'era quindi queste 2000 luci accese, e quella è una fotografia che secondo me testimone bene un trentennale, perché in quel momento era un po' come andare ad unire quelle che erano le mie aspirazioni e quello che era il risultato che stavo ottenendo. Beh, una delle canzoni simbolo della tua carriera è La forza della vita, che è sempre attuale, perché no, è quel momento, io immagino che capiti un po' nella vita di tutte quante le persone, no? Di buttarsi giù e poi avere quella sorta di mano che ti tira su, no? Penso sia capitato anche a te. Beh, certo, diciamo, è una canzone che dico, prima l'ho scritta e poi l'ho anche vissuta, diciamo, sulla mia pelle. È una canzone che ha questa magia intrinseca, un po' di rigenerarsi ogni tanto, e quest'ultimo duetto, questo featuring che Gianni Morandi mi ha regalato per questa canzone, gli ha regalato ancora una vita nuova, gli ha fatto toccare delle vette, secondo me, che non aveva mai raggiunto questa canzone. Tu hai tirato in ballo Gianni Morandi, ma appunto lo scorso anno hai pubblicato questo album. Io, noi, con tantissimi, suppongo, amici che ti hanno Sì. sostenuto nel corso della vita, da Enrico Ruggeri appunto a Gianni Morandi, a Gigi D'Alessio. Ecco, com'è stato collaborare con loro, gli amici di tanto tempo? Guarda, ero un po' intimorito all'inizio, perché appunto dietro questo progetto c'era tanta voglia di fare, che era la mia, delle persone che lavoravano con me, ma non c'era come dire, un progetto fatto di chissà quale artificio. Ho preso il telefono e ho chiamato le persone che stimavo di più e che in qualche modo ritenevo amici e più vicine, e la mia grande soddisfazione è che ho ricevuto un plebiscito di sì, perché insomma, quando vai a chiedere ad un artista e a che artisti, comunque un qualcosa, diciamo, a livello amichevole, senza niente a pretendere o da poter dare in cambio, la paura è che in qualche modo elegantemente ti venga sempre risposto di no. Invece questo fatto che ognuno ha voluto partecipare e l'ha fatto veramente in modo amichevole, per me è già stato il primo grande risultato. Poi chiaramente i prodotti che sono usciti sono stati poi il risultato tangibile di questa amicizia, però ecco, mi ha reso felice anche per questo. Tu rappresenti un po' la generazione di cantautori degli anni 80, 90, com'è 90, cambiato? 90, 90 90 ci soprattutto. tengo, perché ho cominciato nel 91, per cui mi ritengo appieno un cantautore degli anni 90. Senti, è cambiato il mondo del cantautorato, no? Nel corso degli anni. Non solo quello, è cambiato tutto, è cambiato. Forse la cosa che non è cambiata è la musica, fondamentalmente, perché poi alla fine le melodie, se vai a vedere canzoni di oggi, non sono poi diverse, è cambiata la durata, è cambiato il vestito, l'arrangiamento che gli viene fatto, è cambiato il modo di cantarle e soprattutto è cambiato il modo di fruirla la musica. Però ecco, la musica nella sua essenza, le parole e la melodia non sono poi diverse da quelle 30 anni fa, è cambiato tutto il resto che ci sta intorno.
Assolutamente, anche se sì, il modo di fruire, sì, le melodie, beh, a volte si riprendono, no? Le melodie del passato, lo stiamo vedendo, adesso vengono riproposti gli stessi ritmi o anche lo stesso ritornello, ritornelli vincenti e poi magari viene fatta la parte trap, rap, tutte queste cose qui, no? Sì, sì, è vero, infatti è bello per persone della mia generazione quando vedi che delle cose in qualche modo tornano e che tornano a essere nuove dopo essere state vecchie. E questo è molto bello perché così come nella moda anche la musica in qualche modo ha bisogno di rigenerarsi ma senza abbandonare quello che è la natura, perché se no non potrebbe più esistere perché è già stato fatto un po' tutto, per cui si va un po' a riprendere ciò che è stato di bello. Gli anni 90 hanno lasciato tanta tanta buona musica. Quali sono le prossime sfide? Hai in cantiere magari qualche nuovo album, qualche nuovo lavoro? Stai già programmando qualcosa per il 2024 e avanti chiaramente? Assolutamente. Ma arrivo adesso da Milano, dove ho finito di registrare due nuove canzoni e ancora non so, adesso ancora la collocazione che li trovo, so che usciranno ma non so in che forma o sotto quale veste. Per adesso prosegue un'annata meravigliosa di concerti che andrà avanti anche nel 2024, prima nella parte diciamo teatrale in inverno e poi insieme alla band la parte d'estate. Arrivo da un 2023 ritornato tanto a suonare con tantissimo live, questo mi riempie di gioia, mi ha fatto cimentare ancora la mia vecchia band che ho ritrovato proprio in questa occasione. Siamo stati benissimo, continueremo a farlo anche il prossimo anno. Allora io ringrazio Paolo Vallesi per essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per tutto. Io ringrazio te di questa improvvisata e a presto.